credo che sia molto utile, molto interessante e molto utile poi per i risvolti nella vita di ogni giorno. Porterò una valigia di strumenti che potrò usare poi nella vita personale e professionale. La prima sessione è stata molto, molto bella, costruttiva e formativa, in quanto abbiamo scoperto tante cose che non mi sto qua a dire perché chiaramente non sono all'altezza per dirlo. E comunque insomma voglio suscitare un pochino di curiosità per chi vuole venire ad altri corsi del genere. Tutto porterò a casa sicuramente diciamo delle grandi positività e una grande energia che in questo momento di crisi ci vuole tanto, tanto sorriso, perché quando le persone entrano in un negozio o hai un rapporto con un amico o hai un rapporto col partner, avere il sorriso secondo me comincia bene la giornata. Io faccio sempre un esempio da chi dice: ma tu hai tanti anni di attività, hai sempre venduto, perché ora devi cambiare? Io faccio sempre un esempio, dico: allora tu sai nuotare? Quello mi dice sì. Allora io dico: io ho fatto 3 anni di piscina, mia cugina è agonista, tutte e 3 sappiamo nuotare, ma la tecnica è diversa, lo stile è diverso e i risultati sono diversi. Vi propongo di venire il prossimo, che sicuramente sarà anche bello e entusiasmante. Sono Deborah, sono una farmacista, faccio però la ricercatrice all'università. Penso che siano degli strumenti veramente utili di chi fa questi tipi di corsi di formazione, specie perché c'è poca informazione, quindi molte persone spesso non sanno di che cosa si tratta, e devo dire che invece sono molto utili, specie a professionisti, dico io se mi trovo qui, dico non sono diciamo, una persona che non sa, ma perché possono servire a relazionarsi o comunque ad ascoltare, a capire meglio anche la persona che tu ti trovi di fronte, che può essere un paziente, che può essere un amico, può essere un cliente, ecco. A casa porterò la consapevolezza di quello che comunque già magari sapevo, perché per via trasversa certe cose che magari vengono dette si sanno, però con la consapevolezza e con questi strumenti utili che una persona può provare ad applicare nella sua vita quotidiana. Lo consiglieresti ai tuoi amici? Sicuramente, certo, l'ho già fatto. Grazie. Mi sta piacendo veramente tanto e lo consiglio, cioè mi dispiace che non l'ho consigliato a tante persone, ho avuto poco tempo per divulgare questo evento. Sicuramente la positività di Roberta, che tocca sicuramente il cuore, perché è una persona straordinaria e grandissima professionalità sicuramente. Sì, credo che sia un ottimo spunto, comunque molti spunti da prendere per raggiungere degli obiettivi comunque. Ciao, sono Alfonso Trignano, sono di Messina, commercialista, ed è la prima volta che vengo a un corso di PNL. Credo che questo evento è fondamentale, secondo me di questi eventi bisognerebbe farne diversi. Purtroppo qui non c'è la mentalità e la cultura ancora di farli, però spero che in futuro riusciranno le persone ad appassionarsi e avvicinarsi anche a questi eventi, e per me è stato importante. Sicuramente spero la capacità di poter comunicare quello che ho appreso, quindi questa capacità nella comunicazione, cioè spero di riuscire a mettere in pratica quello che Roberta ci ha detto. Lo consiglieresti ai tuoi amici?